Vabbè, intanto io penso che ogni laziale, come negli eventi storici, no, si ricorderà Mamma cosa mia. stava facendo al gol di Castroman, perché questo è. Il boato quella Ah, sera che ho Edoardo, sentito, mai più irripetibile, giuro. Un ma boato. io sono vivo per miracolo, perché io ricordo ancora perfettamente proprio i fotogrammi di quell'azione. Ero in curva con un mio amico e volevo andare via perché mi ero stancato di vedere la Lazio perdere nel derby. Lui mi In trattiene nel momento quell'anno. in cui si inisa, perché noi sapevamo che cosa sarebbe accaduto in caso di sconfitta. Poi si inisa, viene a tirare il calcio d'angolo proprio da quel lato lì. E allora dico: no, 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 fermiamoci, vediamo che succede. E poi l'ho perso di vista. Ci siamo rincontrati fuori perché è stata tale la massa che mi ha portato 30 metri più in basso e ho capito solo che aveva tirato Castroman. Poi. Quante volte l'hai rivissuto, Lucas, quel momento? Perché quello è Intanto questione di un guardate le foto secondo. di quel gol di quella giornata, cioè lui Esatto. l'ha capito dopo quello che aveva Il fatto, gliel'hanno boato. Sì, spiegato. perché lui tira in un angolo che ci stanno 10 centimetri per piazzare quel pallone lì e quel pallone rimane lì, cioè lui tira al volo e quel pallone prende quella traiettoria che è impossibile. Lucas, Cioè. a distanza di tutti questi anni, ammettiamolo, culo. Diccelo. Ma no, Ma no, 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 no. Quindi Può la prendo essere tuo, 20.000 dai. volte, va sempre fuori, giuro. Appunto, però Quindi no, no. c'è sempre. Ho avuto un allenatore che ho fatto le giovanili qui al Vélez, no? Che è morto un anno fa praticamente. Lui, Calvanese, di cognome italiano, quindi pure lui, Come tutti gli argentini. più o meno. Allora lui mi ha fatto sempre questo discorso, no? Che c'erano dei giocatori che avevano un 95% di fortuna e un 5% che mettevano loro in campo. E lui mi ha detto a me che io era l'inverso, no? Mettevo il 95% e poi dovevo avere quel 5% di fortuna per essere nel punto giusto, nel momento giusto. E credo che quel calcio d'angolo sia stato quel 5% di fortuna che Mamma mia, ho cercato dal minuto 17 spettacolo. quando sono entrato nel secondo tempo, no? Perché È ogni palla che vero. prendevo volevo andare avanti, volevo far gol, È avevo vero. quella voglia di spingere e quindi ci ho pensato sempre che qualche pallone mi doveva rimanere lì per far gol. E quando ho visto venire quella palla ho detto è questa, non c'è un'altra.